Io intanto voglio sgombrare il campo da tecnicismi e situazioni personali, questa è tutta una situazione politica, quindi della commissione che stiamo parlando oggi, che è la seconda, già è stata dibattuta al tempo delle divisioni, sindaco. Io parlo con il sindaco, questo è un punto politico e quindi chi più di Catturano con l'esperienza che ha non capisca qual è la situazione. Io per primo nella suddivisione, quando noi abbiamo fatto le commissioni, giustamente io parlavo da leader di una coalizione, quindi noi abbiamo cercato di fare le suddivisioni delle commissioni democraticamente con le percentuali. Io l'ho ribadito anche al segretario comunale che noi con questa richiesta non andiamo ad alterare nessuna percentuale. In sede di dibattimento, al tempo che fu, con i consiglieri di opposizione, di capigruppo, c'era un gruppo che ci teneva a presenziare questa commissione e noi dicevamo che se c'era poi la possibilità l'avremmo fatto, però capire bene che quando si fa politica e si fa parte di un gruppo è una roba seria. Quindi le chiacchiere le lascio a chi le vuole fare, senza false interpretazioni che non ci sono, né accordi, né situazioni. Ci tengo a ribadirlo, c'è il presidente della commissione stessa che mi ha manifestato più volte che ci sono dei problemi, quindi noi sostituiamo un membro di opposizione con un membro di opposizione per problemi proprio oggettivi che tutti sappiamo, quindi sono convinto insomma che accogliete questa proposta di voto. Grazie. So che c'è un parere questo punto, un parere del segretario generale, quindi secondo me è il caso di leggere il parere del segretario generale, perché mi sembra di capire che normativamente questa cosa non sia poi così idonea, quindi credo sia giusto, visto che io ho un regolamento sulle commissioni ministeriali che non me lo sono letto, e mettere in dubbio una posizione in merito a un consigliere capogruppo credo che non sia così facile e diretta come l'ha presentata la consigliere del prete. Se proprio dobbiamo parlare di equilibrio politico, io rappresento il PD, faccio parte anche del equilibrio politico, quindi questo vuol dire che il PD non è un quadro politico secondo i meccanismi di equilibrio che si dicono. Quindi io, di fatto, se si parla di equilibrio politico, questo rappresento il PD come capogruppo del PD, ho diritto a quelle che sono le posizioni delle commissioni consigliari. C'è una cosa che mi interessa, sono anche domanda da parte del presidente della commissione. No, ma che sono i verbali, se no le danno. Ma guarda, sono i verbali, quando vuole il presidente dei posti da fuori. Per quanto riguarda il CD, quando è stata assente consigliere, sempre una persona delicata e competente. Sono verbali, sono fatti. È sempre una persona competente. Ma ci sono quanti problemi questa commissione? Ma questo lo vuol dire, questo lo devi dire il presidente. Lo vuol dire, ci sono fatto le dichiarazioni, perché c'è un sempre problema, quindi lo dirà sicuramente. Come volevo dire, scusi sindaco, avrei un precedente con questa cosa ovviamente, questo vuol dire che 5 consiglieri domani decidono che un altro consigliere di un'altra commissione non va bene, quindi se hanno un precedente mi sembra opportuno che si dica questo qua.